Allora, buongiorno a tutti. La conferenza stampa di oggi riguarda l'adesione da parte del Comune di Bova Marina al CESP, Centro Espositivo, Sviluppo e Promozione. L'Accademia delle Imprese Europea, qui presente con noi il direttore Mario Bazzani, dottor Mario Bazzani, e ci ha proposto l'avvio di un rapporto di collaborazione avente lo scopo, la finalità di promuovere lo sviluppo del nostro territorio. Devo dire che già altri comuni, prima di noi, il comune di Bove, il comune di Condofuri, hanno già aderito al CESP, anche il comune di Palizzi in questi giorni ha fatto la delibera di adesione. Il CESP è stato inaugurato qualche mese fa a Condofuri e dicevo, lo scopo è appunto quello di sviluppare il territorio, in particolare di dare lo sviluppo del nostro territorio attraverso il sostegno alle imprese, in particolare a quelle che operano nell'ambito del settore agroalimentare, turistico ed artigianale. Questo è il primo passo, è il punto di partenza per arrivare poi a far sì che ovviamente le imprese che intendono partecipare possano ottenere la denominazione comunale d'origine, cosiddetta DECO, e il marchio d'aria. Il beneficio per le imprese qual è? È quello che attraverso l'Accademia delle Imprese Europea prodotti dalle imprese vengono proiettati su mercati altrimenti non accessibili, in particolare anche su mercati esteri, e in questo senso già ci sono delle esperienze positive. Ovviamente perché si possa realizzare il progetto, oltre all'Accademia delle Imprese e al Comune, ci deve essere poi un altro attore, che sono appunto gli imprenditori. E per questo che noi già così abbiamo discusso con il direttore, il dottor Mario Bazzani, di a breve fare un'iniziativa con gli imprenditori che operano in questi settori per coinvolgerli, spiegargli quali sono i benefici e anche tra virgolette degli oneri, perché ovviamente per avere il riconoscimento del marchio DECO, del marchio d'aria, è chiaro che devono poi seguire dettagli, precisi obblighi nella produzione, appunto nel processo produttivo, ma ritengo che i benefici superano di gran lunga i costi. Quindi faremo questa iniziativa pubblica dove spiegheremo agli imprenditori di cosa si tratta nel dettaglio e del perché è vantaggioso per loro aderire e quindi far parte di questo progetto. Dovremo fare anche due passaggi in consiglio comunale dove andremo ad approvare i regolamenti appunto per ottenere il riconoscimento del marchio DECO e del marchio d'aria. Io adesso cedo la parola all'assessore Malara, che è anche la delega alle politiche agricole, l'assessore attività produttive, che anche il vice sindaco Toto Stilo aveva altri impegni e purtroppo non può essere oggi qui con noi. Sì, io mi richiamo al programma che abbiamo sottoscritto con l'Accademia delle Imprese a due aspetti tra i tanti che potremmo trattare. Intanto l'obiettivo che è presente nella proposta progettuale, un obiettivo è quello di trasmettere la cultura d'impresa. Secondo me da qui si deve partire, poiché ancora esiste una mentalità di retroguardia che considera l'agricoltura, i prodotti tipici ancora come delle attività di serie B.
rispetto ad altre attività, ad altri tipi di imprenditoria. Invece, a mio avviso, ecco, dobbiamo andare a un po' a far cambiare questo tipo di mentalità trasmettendo la cultura d'impresa. E poi dovremmo andare, tra l'altro nel programma si parla anche di creare dei incontri formativi, informativi, di creare dei seminari, dei workshop, quindi c'è molta carne a fuoco, credo che dovremmo andare a realizzare gran parte. Il secondo elemento che voglio introdurre è quello del PSR, cioè dei fondi comunitari e del programma di sviluppo rurale. Quindi, come ho visto anche sul programma sottoscritto, che vi è anche l'attività di consulenza, io appunto andrei intanto a diffondere questa mentalità, questa nuova mentalità di utilizzare tutti i fondi comunitari che ci sono, in questo caso che riguardano appunto i prodotti tipici, quindi l'agricoltura. Per adesso passiamo la parola al Presidente, dottore Ario Bazzani. Ah, io ho detto il direttore. Detto di Ario Bazzani. Sì, sì, c'è scritto. C'è la firma solo. Ario Bazzani. Io tanto ringrazio il sindaco che in altra occasione già aveva manifestato, e così non poteva essere, l'attenzione posta dall'Accademia delle Imprese Europea per diciamo, valorizzare e promuovere diciamo, il territorio dell'area bergamasca. Come già avevo anticipato, noi da qualche annetto che siamo già sul territorio e con i sindaci degli altri comuni dell'area bergamasca abbiamo già realizzato il marchio d'aria, che sicuramente avete visto già che è stato pubblicato. Quindi il marchio d'aria che ci permette sicuramente di creare diciamo, questa sinergia tra tutti i comuni dell'area agricanica finalizzata ad un contesto di promozione come identità territoriale. Infatti il marchio d'aria si chiama Area Agricanica della Calabria, identità territoriale, proprio perché non vogliamo che sia un marchio o un logo che promuove diciamo, il comune come fatto diciamo, paesaggistico, ma solo esclusivamente come fatto di identità territoriale. E qui aggiungiamo che non solo quelle che sono le produzioni agroalimentari, l'artigianale rientrano nel marchio d'aria, ma tutto ciò che è patrimonio, tutto ciò che è cultura, tutto ciò che riguarda il benessere e la valorizzazione del territorio rientra in questo marchio d'aria. A questo abbiamo già sviluppato in alcuni comuni con il regolamento appunto della denominazione comunale d'origine già quelle procedure che ci permetteranno man mano che si presenta diciamo, l'occasione di capire quali sono i prodotti identitari di realizzare la DECO. Abbiamo già, stiamo lavorando come procedimenti sul miele al bergamotto di Condofuri, stiamo lavorando sulla restopitta di Bova, ecco, ogni comune è chiaro che ha la necessità di far venire fuori il meglio di, diciamo, delle produzioni, e questo è il compito dell'Accademia. Quindi si parlava anche di accompagnare, quindi più che creare diciamo, quelle condizioni di formazione, ma essere vicini alle imprese per far sì che un percorso diventa sempre più agevole, sempre più diciamo, fruibile nel momento in cui l'impresa si deve confrontare non con un mercato locale, ma con un mercato e con una politica che va oltre diciamo, le nostre aree. Quindi parliamo di produzioni che si possono portare sicuramente a livello nazionale, ma parliamo anche di produzioni che si possono portare anche a livello internazionale. E ciò è ovvio che la piccola impresa che ha un'eccellenza come produzione forse non è nelle condizioni di affrontare le spese dovute perché possa superare diciamo, i limiti anche normativi che ci vogliono diciamo, per far sì che il prodotto raggiunga diciamo, i paesi esteri. L'Accademia attraverso la piattaforma commerciale che è la società cooperativa Accademia Service offre questa possibilità che nel momento in cui diciamo, il contesto territoriale ci mette nelle condizioni di avere il rapporto con le imprese, e quindi qui presento il dottore Cufari che è il nostro responsabile dell'area tecnica agronomo, quindi è lui che avrà successivamente diciamo, la possibilità di toccare con mano quelle che sono le produzioni, farsi diciamo, il primo confronto con l'imprenditore e mettere nelle condizioni poi
diciamo, l'imprenditore e l'impresa di classificare il prodotto che l'Accademia sicuramente metterà a disposizione, oltre per la valorizzazione, oltre come patrimonio del territorio, nelle mani della piattaforma che consente questo passaggio, diciamo, all'internazionalizzazione. E qui il nostro collaboratore, il dottor Ida Brunetà, è collegamento con la piattaforma commerciale, che ovviamente anche le esperienze che ci portiamo dietro ci permettono anche di poter agevolare questo percorso. Quindi stiamo affrontando, diciamo, l'aspetto legato al territorio come sviluppo, come marketing, ma soprattutto quello che, su cui noi stiamo puntando è far riuscire con questo gioco di squadra, con queste sinergie tra i comuni e tra imprese, di cominciare a fare, diciamo, quell'economia di scala che ci permette, diciamo, ecco, non solo di non abbandonare le nostre produzioni, quindi di riprendere in mano, diciamo, anche antichi mestieri che possono essere valorizzati, ma soprattutto di non far così morire quella piccola impresa che ha un buon prodotto ma non è nelle condizioni, diciamo, di portare avanti, diciamo, anche l'aspetto commerciale. Questo è il dato su cui l'Accademia si sta muovendo. Come diceva il sindaco, sicuramente nei prossimi giorni ci sarà l'incontro con l'imprenditore, ci sarà il dottore Cuffer, appunto, che farà l'incontro più tecnico, in maniera che possano, diciamo, ecco, affrontare in maniera diversa, diciamo, ecco, l'aspetto sia per la classificazione sia per la commercializzazione, e sicuramente il territorio i benefici li troverà facendo il gioco di squadra. Non lei, in uno degli incontri che abbiamo avuto, anche in occasione della riunione del sindaco che abbiamo avuto nell'assemblea dei sindaci dell'agromeccanica, se non sbaglio, aveva fatto riferimento ad un imprenditore, ad un'impresa, penso che produce vino, che attraverso di voi, mi pare, è andata al mercato, soprattutto sul mercato estero, c'è stata una richiesta, non so, di... Sì, diciamo, non solo di vino, ma noi abbiamo già... abbiamo già proiettato in due nazioni, siamo stati presenti non più di un mese fa, siamo stati presenti a Bruxelles, perché abbiamo presentato dei prodotti di nicchia delle eccellenze nostre calabresi, le abbiamo presentate all'inaugurazione del Parlamento Europeo. Quindi noi eravamo presenti come Accademia, perché siamo stati invitati dalla Regione, e quindi abbiamo portato il meglio che si poteva portare, dai prodotti al bergamotto, al vino, all'olio, qualcosa, diciamo, che ci rappresenta più da vicino. Poi abbiamo già fatto incontri sulla Svizzera, quindi i nostri prodotti sono presenti, perché abbiamo un'agenzia internazionale in Svizzera, quindi gli importatori svizzeri stanno già lavorando sui nostri prodotti, e quindi mi auguro che da qui a breve possano arrivare i primi ordini per dare sfogo anche dal punto di vista commerciale. La partita che ci stiamo giocando invece, che sicuramente da qui ai prossimi giorni sarà di grande anche veicolo nazionale per quanto riguarda il progetto, che si farà dal 1 maggio all'11 maggio a Firenze, presso le Cascine di Firenze, dove l'Accademia delle Imprese Europea ovviamente è stata chiamata, non dico selezionata perché non voglio usare termini di esclusione per nessuno, però è stata chiamata, dopo tante valutazioni, a rappresentare il Made in Italy in quel contesto, dove l'organizzazione curerà l'Euroflora. Quindi ci sarà un impianto florovivaistico a Firenze legato con Expo 2015, dove si prevedono circa 600.000 visitatori in quei 10 giorni, e dove l'Accademia gli è stato affidato un'area di 5.000 metri dove noi porteremo tutte le eccellenze italiane. È ovvio che adesso bisogna un po' correre, perché siamo in ritardo notevole. Io mi sono sentito stamattina con il presidente del gruppo che è a Genova, del progettista. Lunedì ci daranno già le prime indicazioni, e la prima cosa che faremo, siccome rappresenteremo tutto il territorio nazionale, ma interesserà anche il Comune, perché il Comune avrà anche la sua visibilità, quindi tutti i comuni che accetteranno, diciamo, di investire, ma sarà il pacchetto di sigarette, come dire, da venire là, oltre a portare il marchio d'aria, le denominazioni comune d'origine, noi portiamo le imprese, i prodotti per la commercializzazione. Là ci sarà, diciamo, abbiamo avuto anche l'ok, ripeto, fortunatamente ci hanno creduto in quello che abbiamo fatto in questi anni, perché l'Accademia si è mossa già da anni, siamo forti di un'esperienza fatta con Fiera Genova, che siamo stati noi i progettisti del Salone Identità Territoriale a novembre del 2012 a Genova.
con 160 comuni. Quindi forte di questa esperienza, ecco perché ci hanno chiamato, non sicuramente perché ci hanno visto nell'elenco telefonico. Abbiamo dato prova che qualche risultato l'abbiamo portato a casa. Quindi, come dicevo, mi hanno dato l'ok, e questo non sappiamo se riusciamo dal 1° maggio, oppure dobbiamo spostare di qualche mese, lo saprò a fine mese che sarò a Firenze, per creare il Museo Nazionale dell'Identità Territoriale presso le Cascine di Firenze. Cioè un museo che resterà in maniera permanente, dove tutti i comuni avranno lo spazio e potranno far vedere attraverso dei monitor, anche, quindi una visibilità anche video, tutto ciò che riguarda il paese. Noi ci occupiamo di portare i beni nostri, quindi il patrimonio nostro, i prodotti e quant'altro, ma immaginate che nelle Cascine di Firenze ci saranno centinaia e migliaia di visitatori durante l'anno, e che cosa succederà quando verranno i comuni e in un video scorreranno, diciamo, le nostre spiagge, il nostro patrimonio, la nostra cultura, i nostri prodotti. Cioè, migliore pubblicità e migliore promozione di questa, credo che oggi nessuno può dire stiamo facendo questo. C'è una cosa per noi eccezionale, siamo nell'eccellenza della promozione, e grazie al rapporto che siamo riusciti ad avere con questi amici, che il progettista di Oroflora era quello che fa il pre-Oroflora a Genova, quindi mi ha visto lavorare a Genova, mi ha chiamato 2 mesi fa, sono andato prima a Genova, dopo a Firenze, ho incontrato la società che gestisce le Cascine di Firenze, che è il presidente della società, che si chiama Pegaso SRL, è un cinese. Loro hanno fatto un investimento di 7 milioni di euro per mettere a posto l'area, sono 100.000 metri quadri del parco delle Cascine di Firenze, una cosa incredibile. Sentirete parlare, perché sicuramente, siccome affiancherà l'inaugurazione di Expo 2015, la Regione Toscana, che ha patrocinato il tutto, sta facendo in maniera tale che da Milano si spostano su Firenze nei 10 giorni, quindi succederà che l'Euroflora rappresenta l'Expo 2015. Quindi possiamo dire che siamo all'Expo 2015 alla grande. Questo è il dato su cui ve lo aggiorno oggi, non è stato detto prima, perché ho avuto ieri sera la telefonata con il cinese, con lei, e stamattina con Genova, quindi mi hanno dato l'ok su tutto, quindi già possiamo promuoverlo e pubblicizzarlo, perché siamo noi che gestiamo il tutto. Noi, visto che non sono fumatore, quindi non so come costano le sigarette, ma visto che costano 5-6 euro, quindi il comune di Nuova Marina partecipa, fino al pacchetto arriviamo. Cioè, sì, no, ci si trova, no, un pacchetto per ogni zino, per gli assessori. Allora, ci siamo. Comunque ci siamo. Però per dirvi che veramente l'investimento che stiamo facendo, grazie alla credibilità che noi abbiamo messo in gioco, questo rapporto è una cosa, cercheremo di esserci. Poi abbiamo Silvio Calciatore, che è bravo per i video, bravino. Questo ve lo chiederemo, ma penso che non passeranno 8 giorni, lo chiederemo, perché siamo molto interessati. Poi per gli aspetti economici vedremo, ma ripeto, siamo al di sotto di quello che ho detto. Quindi, però ripeto, è un'occasione da dover, esatto, un'occasione non bisogna pensarci. Il comune dovrà presentare un pacchetto, il comune che è interessato, certo, esatto, perché qua se parliamo di area non è che l'Unione dice ok, organizziamo e fare. Qua c'è un marchio di area, però i comuni sono autonomi, quindi ognuno decide, sì, c'è una volontà politica, io ci voglio essere, io no, quindi noi, per chi ci vuole essere, sicuramente lo portiamo in braccio, perché non ci vuole essere, non andiamo a pregare nessuno. Noi la comunicazione la facciamo a tutti i comuni che sono già con noi, ma non Calabrese, deve arrivare tutta l'Italia, e quindi noi penseremo da qui a prima di dicembre di avere il primo quadro, perché ripeto, io la prima riunione operativa ce l'avevo il 28 e 29 a Firenze, dove cominciare a dire, ho mandato già la lettera a 100 comuni, a 200 comuni, a 300 comuni, poi quelli che aderiranno, togliamo il 50%, togliamo il 100%, non lo so, sono tutti comuni piccoli, ecco perché è stato scelto di non fare un'operazione economica, ma soltanto dire al comune ci sono, questo è il dato su cui ci stiamo muovendo, perché un investimento del genere è chiaro che, insomma, un comune piccolo non lo può affrontare, ma tutti messi insieme ci danno la possibilità di essere, che dobbiamo allestire 5.000 metri di area, non dobbiamo fare un gioco in una stanza, quindi è un problema abbastanza serio. Però ripeto, rimarrà nel tempo, da parte dei 10 giorni, che c'è una visibilità dei 10 giorni, c'è un aspetto, diciamo, permanente, dove il comune si vedrà sempre messo là,
e dove possiamo rinnovare di volte in volte il prodotto, possiamo rinnovare il video, possiamo rinnovare tutto quello che vogliamo. Quindi ci saranno dei terminali, dei video, dove chi passa vede le immagini, vede diciamo, un po' tutto quello che è diciamo, un contesto di aria. Se posso, due domande molto brevi. Allora, la prima riguarda la tutela, perché allora, oggi è uscita la notizia che la produzione di olio d'oliva è crollata del 35%, si parla di 2014, anno nero per l'olio d'oliva italiano. In questo senso il marchio d'aria come si può inserire contro la possibile sofisticazione dei prodotti, perché ovviamente i prezzi salgono alle stelle, c'è sempre chi cerca di andare a magari a prendere un prodotto dall'estero molto scarso e farlo passare per italiano, quindi dicevamo sofisticandolo. Il marchio d'aria in questo senso cosa può fare? Più che il marchio d'aria è il contesto del marchio d'aria, perché come dicevo prima noi abbiamo i tecnici che avranno il primo confronto con l'azienda, e se l'azienda nel momento in cui aderisce al progetto ci dichiara che ha questa produzione, che può mettere a disposizione questa produzione, è chiaro che domani mattina non può venire a dire ho comprato l'olio del Marocco e ce l'ho a disposizione. Questo per quanto ci riguarda non succederà assolutamente, perché ripeto, abbiamo i tecnici in cui prima di mandare il prodotto diciamo, alla commercializzazione lo analizziamo di qualità. Certo, lui è agronomo, lui è un enologo e quindi sa che nel momento in cui parliamo di un vino o di un olio o di altri prodotti sappiamo che cosa, quindi il prodotto che ci viene presentato prima deve essere il prodotto che continua ad essere nuovo, non può essere, quindi per quanto ci riguarda, e questa è una domanda interessante, perché proprio da questo contesto, ma soprattutto anche della denominazione comunale di origine, che non riguarda l'olio, non riguarda il vino, ma riguarda altri prodotti di nicchia, lì c'è un disciplinare. Quindi il regolamento che noi abbiamo preparato e che i comuni stanno adottando, e il comune di Poro farà in consiglio comunale, c'è un disciplinare che deve essere rispettato. Cioè, nel momento in cui noi andremo a preparare una denominazione comune d'origine, ci devono dire qual è la materia prima, come viene lavorato, qual è il sistema di produzione e della lavorazione. E quel sistema deve essere rappresentato, se, altrimenti il comune non gli può dare nella propria etichetta il marchio tecnico. Quindi c'è una commissione che viene fatta nel comune, nel momento in cui viene un produttore e dice voglio il marchio Deco o il marchio d'aria, intanto il marchio d'aria viene dato all'impresa, e se non è dell'area o del comune il sindaco dice siccome non sei con me, nel momento in cui dice io sono dell'area mi deve dire che cosa produci, perché se tu produci alluminio e l'alluminio lo porti dalla Francia a me non mi rappresenti, quindi l'impresa già deve rappresentare il territorio nella produzione. La denominazione comunale d'origine deve essere il prodotto identitario, deve rappresentare necessariamente il territorio, altrimenti il sindaco non dà ok. Ecco, quindi il marchio d'aria e il marchio Deco sicuramente già è un primo passaggio forte per diciamo, riconoscere un prodotto territoriale e la stessa qualità. A maggior ragione se il prodotto entra nel sistema di accesso, noi abbiamo i tecnici che prima di veicolare il prodotto, quindi di metterlo nel commercio, vogliamo capire che cosa sta avvenendo fuori. Quindi limitiamo anche eventuali danni che stanno venendo fuori, non solo nell'olio, è chiaro, ci sono altre situazioni. Poi c'è l'aspetto climatico, noi abbiamo avuto alcune aziende di castagne che da 2 anni... Che sono, il 35% sono di reputazione è dovuto alla mosca, abbiamo avuto aziende di castagne sul Cosentino, sul Catanzarese, che da 2 anni che castagne buone. No, niente, da 2 anni io ho parlato con uno dei più grossi produttori di Catanzaro, non sanno più che pesci prendere, veramente, stanno proprio. Si è distrutto una realtà seria che era diciamo, la castagna della Calabria. Speriamo che riescano diciamo, a risolvere questo problema. Ma ripeto, non è solo il vino, non è solo la castagna, ma ci sono tantissime cose. Quindi noi non vogliamo essere diciamo, adesso ora che dice il controllore di nessuno. Ma il nostro progetto e la nostra linea guida è quella di accompagnare insieme appunto all'aspetto politico che vuole diciamo, salvaguardare il patrimonio, perché il sindaco ha che gli interessa che tutto funzioni e che non venga messo in discussione una produzione identitaria. Perché a questo punto è ovvio che se si mettono in discussione le 4 aziende di Boma Marina, è chiaro che il sindaco non è che va a fare, dice ma io non cerco niente, no, se il sindaco cerca. Allora questo progetto nostro serve a questo, ad essere diciamo, a fianco all'amministrazione per creare tutte le condizioni a salvaguardia di quello che c'è, a promuovere e a sviluppare il territorio. Questo in sintesi poi è il centro di sviluppo e promozione, non è altro.
quindi non veniamo qua con la bacchetta magica a risolvere quale chissà quale problema, assolutamente no, però sicuramente le nostre esperienze e le nostre competenze sono a supporto di un'amministrazione che ci ha creduto a far parte, diciamo, del nostro progetto. Se posso aggiungere una piccola cosa, secondo me i problemi di questo tipo ci saranno molto pochi, nel senso che lavorando, diciamo, in sinergia con l'azienda, nel senso che noi come tecnici, più ogni regione avrà poi un rappresentante regionale che sarà, che si prenderà carico, insomma, di esercitare l'attività di controllo e di verifica del qualitativo del prodotto, chiaramente questo gioco di sinergia, quindi di lavorare assieme con l'azienda, quindi va a evitare questo problema qui, perché chiaramente se un'azienda che mi produce tot quintali all'anno di qualsiasi prodotto, è chiaro che venendo a mancare quel prodotto noi ce ne accorgiamo, perché siamo costantemente in azienda, con il nostro lavoro che facciamo siamo sempre in azienda e andiamo a verificare tutto, quasi giornalmente, quello che è sia la qualità del prodotto che la quantità del prodotto ottenuto e ottenibile. Quindi è chiaro che nel momento in cui dovesse verificarsi un'ipotesi di questo tipo, cioè una possibile sofisticazione, siamo prima di tutto noi ad accorgerci, quindi attraverso prima di tutto una serie di valutazioni, diciamo, oggettive, quindi della possibilità del prodotto e così via. Poi nel momento in cui noi ci possiamo accorgere che un'azienda può fare un gioco di questo tipo, un gioco sporco di questo tipo, è chiaro che ci sono una serie di analisi chimiche o analitiche che possiamo tranquillamente fare per verificare che il prodotto sia qualitativo e che corrisponda a quelle che sono, diciamo, i canoni per cui entra nella catena dell'impresa. Tutto qui. Vedo delle esperienze anche a livello internazionale, no? Queste ricerche continue che vengono sottoposte, i prodotti si può chiamare di nicchia, ma dell'eccellenza, no? Quindi diventa fondamentale riuscire a trovare questo prodotto, ma che abbia anche delle caratteristiche particolari, perché di prodotti ce ne stanno in giro. Però se noi ricerchiamo le eccellenze, sarà una nicchia di mercato, ma è importante. Importante per far sì che si può anche sviluppare, no, in delle realtà, piccole realtà, che oggi veramente non sanno a chi dare questo prodotto. No? Qui l'Accademia nasce anche a questo intento, per far sì che queste piccole attività cominciano ad avere un respiro più ampio, perché da soli non riuscirebbero a entrare in un certo tipo di mercato. Ecco, questa è l'esperienza che io noto continuamente nelle richieste che mi vengono fatte dai paesi esteri. Grazie.